Fehrbahn è la più piccola centralina della serie LED Frisa Presepi. È una centralina a due fasi, il che significa che gestisce l'illuminazione della fase giorno e della fase notte. Le dimensioni così ridotte della scatola consentono di applicare FreeRWAN a diversi contesti, incluse situazioni in cui gli spazi sono effettivamente molto ridotti, tipo diorami o piccole scene. Per quello che riguarda la potenza della centralina, la larghezza massima consigliata è di circa 2-3 metri, un presepio di 2-3 metri può essere ben illuminato da una centralina così piccola. La striscia da 30 LED azzurri andrà applicata alla fase dell'azzurro, quindi alla prima presa disponibile nella scatola. Questa striscia, al contrario del vecchio concetto di dissolvenza nel presepio, in cui il giorno scendeva per lasciare posto alla notte e poi la notte scendeva per lasciare posto al giorno, nelle nostre centraline a LED abbiamo sperimentato che lasciare la fase azzurra sempre accesa non solo rende un effetto gradevole per la notte, ma non dà fastidio alle altre fasi, quindi in questo caso la fase giorno e nel caso in cui ci siano fasi intermedie, oppure la fase dell'alba o del tramonto. Nella fase giorno andrà invece applicata la striscia LED da 60. La fase giorno, al contrario di quella notturna, invece seguirà la dissolvenza che detterà i tempi fra giorno e notte, quindi si spegnerà gradualmente quando dal giorno si passerà alla notte e al contrario si accenderà lentamente quando la notte passerà al giorno. La velocità della dissolvenza sarà diversa a seconda della durata del ciclo, perché se il ciclo è molto breve la dissolvenza sarà abbastanza veloce, quindi il passaggio, l'accensione e lo spegnimento della striscia LED bianca sarà rapida. Mentre se il ciclo sarà più lungo, quindi avrà una durata più vicina ai 5 minuti massimi, è ovvio che la dissolvenza sarà più lenta e sicuramente anche più gradevole, più realistica. La terza presa presente nella centralina è la presa notte, quindi non bisogna fare l'errore di applicare la striscia LED azzurra alla presa notte, perché la presa notte è riservata, per quello che riguarda la versione Basic, al LED fuoco. Quindi la presa notte della centralina è una presa per gli effetti notturni. La centralina è disponibile in tre diverse versioni a seconda di quali sono gli accessori che vengono inclusi nella confezione. La prima versione è la versione Basic e, oltre alla centralina e al suo alimentatore, nella versione Basic vengono date le due strisce LED per la gestione del giorno e della notte e un LED fuoco per avere un punto fuoco all'interno della scena. Nella seconda versione del FreeRWAN, quella che abbiamo chiamato Music, oltre alle due strisce LED per il giorno e per la notte e al LED fuoco, diamo in dotazione anche un piccolo riproduttore di brani musicali. Questo riproduttore andrà collegato alla fase azzurra, quindi quella sempre accesa, in modo da rimanere sempre acceso e generare la colonna sonora del vostro presepio. Noi caricheremo nel riproduttore alcuni brani musicali che saranno per lo più carillon natalizi. Sarà possibile da parte vostra intervenire nel riproduttore per caricare brani a vostra scelta. Il volume del riproduttore è regolabile, diciamo che sarà comunque un volume sufficiente per un ambito familiare. La terza versione del FreeRWAN è la versione Star. Nella versione Star diamo in dotazione con la centralina anche le stelle a fibra ottica. Troverete un fascio di 30 fili di fibra ottica che dovranno essere collegati alla fase notte. Il sistema di stelle a fibra ottica è quello che noi preferiamo perché è quello più realistico, è quello che dà l'effetto secondo noi migliore. Nella prima presa, cioè la presa azzurro, andrà collegata la striscia LED relativa alla fase notte, quindi la striscia LED, quindi la striscia da 30 LED azzurri. Questa striscia rimarrà sempre accesa. Nella seconda presa, cioè nella presa giorno, andranno collegati i LED per la fase giorno, quindi la striscia da 60 LED bianchi, che si accenderà gradualmente nel momento in cui arriverà la fase giorno e poi si spegnerà gradualmente per lasciare posto alla fase notturna. Quindi questa presa giorno è una presa in dissolvenza che ha la funzione di accendere e spegnere lentamente la striscia da 60 LED bianchi. Nella terza presa, la presa notte, andremo a collegare il LED fuoco che chiaramente si accenderà nel momento in cui entrerà in funzione la fase notturna. E
Sarà quindi il momento in cui si spegneranno i LED del giorno. Nella versione Music avremo anche un riproduttore di brani musicali che attraverso una presa doppia andremo a collegare nella presa azzurro. Quindi collegheremo alla doppia anche la striscia LED azzurra in modo da avere anche i brani musicali. Nella terza versione, la versione Star, oltre agli accessori già descritti, avremo anche un fascio da 30 fili di stelle a fibra ottica. Collegheremo ad una presa doppia le stelle a fibra ottica e il LED fuoco e entrambi questi accessori andranno poi collegati alla presa notte, perché LED fuoco e stelle siano accesi soltanto durante la fase notturna.